Buongiorno, Buongiorno. grazie per questa disponibilità. Allora, nella sua attività, lei le ho chiesto appunto, ho iniziato a chiederle, ma in che veste facciamo questa intervista? Perché ho visto che nella sua attività lei ha diciamo, diversi anni che si occupa di comunque consorzi di recupero e quindi di economia circolare. E per questo volevo capire un attimo dal suo punto di vista. Le direttive europee del pacchetto economia circolare che abbiamo recepito tra agosto e poi entrata in gazzetta a settembre anche in Italia vanno a cambiare alcuni aspetti del recupero anche per il settore di sua competenza. Secondo lei il comparto è pronto a tale recepimento? C'è qualcosa che sta sfuggendo al recepimento della normativa? No, direi che vengono ribaditi gli obiettivi, delle direttive europee anche nel nostro ordinamento e pertanto c'è un accento ancora più forte sui temi della salvaguardia ambientale e anche del tentativo comunque di ridurre ogni forma di spreco e andare invece verso il riutilizzo dei rifiuti, dei prodotti e anche delle materie prime, quindi no allo spreco e una graduale limitazione del ricorso allo smaltimento in discarica. Inoltre viene esteso il principio dell'EPR, quindi della responsabilità estesa dei produttori, potenzialmente a molti altri prodotti rispetto a quelli che già oggi sono normati. E quindi mi riferisco ai RAEE, alle pile, agli accumulatori e per esempio agli imballaggi. Questo sempre nelle more della definizione di decreti attuativi o comunque di settore che dovranno poi andare a identificare i prodotti oggetto di queste forme di gestione, che comunque hanno dato risultati molto buoni nel corso di questi anni. Quindi di fatto c'è un ulteriore impulso verso l'economia circolare. Nel nostro settore in particolare sono stati, direi, affrontati soprattutto i temi del monitoraggio dei dati di raccolta sia nei RAEE che nelle pile accumulatore, dando un ruolo centrale a Ispra, ma non sono stati, diciamo, stravolti i funzionamenti del settore. C'è anche un intervento sui rifiuti da moduli fotovoltaici, però direi poche puntuali modifiche che vanno a ulteriormente, diciamo, ottimizzare quello che è la gestione di questi rifiuti. Ecco, a tal proposito, si parla anche di ecodesign nel pacchetto d'economia circolare. Secondo lei, ecco, in questo dovrà cambiare qualche cosa nella fase di recepimento vostro, nello smaltimento, o diciamo è un normale decorso delle tecnologie e non vede grosse modifiche? Allora, guardi, da questo punto di vista i produttori sicuramente negli anni hanno fatto molti passi avanti, quindi qui si parla appunto di fare in modo che i prodotti siano più facilmente riciclabili, ma anche contengano meno sostanze dannose per l'ambiente, quindi ci sia un orientamento verso le ulteriori fasi rispetto alla produzione e alla vendita del prodotto, quindi all'utilizzo, e dobbiamo anche predisporre il prodotto affinché sia più facilmente riciclabile. Da questo punto di vista, noi non siamo impattati, nel senso che per noi avere a che fare con prodotti più facilmente riciclabili significa poter poi avere un lavoro più semplice, okay? Quindi da questo punto di vista è solo un passaggio positivo che peraltro era già iniziato in precedenza, sempre contenuto comunque anche all'interno dei decreti che via via sono stati emanati sul territorio nazionale e le direttive europee, quindi direi che è un fil rouge che continua e insiste su un obiettivo che è assolutamente condivisibile. Mi fa piacere innanzitutto vedere appunto che stavo dicendo all'inizio, che il vostro reparto sia, il vostro diciamo, settore sia soddisfatto da questo recepimento. Insomma, non si inizia sempre così, quindi mi sembra un buon inizio.
E volevo capire, con quanto è successo con il Covid, con lo stop della vendita delle materie prime seconde per un periodo, c'è qualche cosa che avete imparato che magari è migliorabile o che è stato, diciamo, introdotto nella filiera che in qualche modo ha migliorato ulteriormente il vostro servizio? Ha avuto sicuramente un grosso stravolgimento dal punto di vista organizzativo perché noi abbiamo dovuto reinventare il modo di lavorare. Fortunatamente eravamo molto abituati a lavorare da remoto, siamo un'organizzazione internazionale, ci confrontiamo quotidianamente con colleghi che magari stanno in Inghilterra piuttosto che in Portogallo, addirittura dall'altra parte dell'oceano. Quindi il lavoro da remoto per noi era cosa già utilizzata e quindi direi che questo però è stato lo sforzo che abbiamo dovuto compiere, imparare ancora di più a lavorare da remoto. Per quanto riguarda invece il settore, devo dire che il sistema RAE e il sistema PILE hanno retto in maniera egregia, perché in quei momenti dove tutte le attività produttive hanno subito dei rallentamenti, ahimè, e noi abbiamo continuato a svolgere l'attività anche perché i rifiuti tornavano. Certo, ci sono state alcune settimane in cui inevitabilmente i prodotti non hanno avuto tassi di ritorno molto più bassi del solito, però direi che questo periodo è appunto da considerarsi di poche settimane, dopodiché c'è stata una ripresa, tant'è vero che noi a luglio registravamo sostanzialmente una completa ripresa della raccolta, sia nella parte RAE che nella parte PIDE. Quindi direi che da questo punto di vista i due sistemi hanno dato dimostrazione di maturità e solidità. Ottimo. E senta, un'ultima domanda, non so se mi può rispondere. È un fatto, diciamo, di attualità, di cronaca di questi giorni, di questo ultimo mese. A Roma stanno eliminando la differenziata porta a porta in alcune aree, con molto disagio per la cittadinanza. Questo non vuol dire che hanno eliminato la differenziata, semplicemente il porta a porta sotto ai diversi portoni, eccetera. Ah, mi chiedevo, un settore come il vostro, per cui in realtà il porta a porta non c'è. Secondo lei è effettivamente questa la chiave, cioè andare sul porta a porta? Quindi bisognerebbe magari aumentare anche un recupero più puntuale del vostro comparto. Ci sono dei raccoglitori pile, però magari non sono proprio divulgatissimi. Anzi, io, per esempio, in zona non so assolutamente dove trovarne uno, devo andare all'isola ecologica per forza. Quindi mi chiedevo, su questo, secondo lei, potrebbe aumentare di più la qualità della raccolta, oppure si può procedere così? Ha qualche suggerimento? Allora, guardi, partiamo dai RAE, per quanto riguarda questi rifiuti, i cittadini hanno già molte possibilità di conferire i propri rifiuti appunto da apparecchiature elettriche e elettroniche al circuito di raccolta. Mi riferisco per esempio al cosiddetto uno contro uno e quindi la possibilità di conferire presso il distributore un'apparecchiatura analoga nel momento in cui se ne acquista una nuova, o all'1 contro 0 quando ci si riferisce a prodotti, piccoli prodotti, e per piccoli prodotti si intende con dimensione massima di 25 centimetri per la dimensione maggiore, diciamo. E quindi ci sono effettivamente già degli ottimi punti di incontro tra cittadino e sistema di raccolta. A questo vanno aggiunti sicuramente i centri di raccolta pubblici. Per le pile, chi vende delle pile è obbligato a raccogliere nel momento in cui il cittadino arriva con la necessità di conferire questo rifiuto, quindi senza la necessità di comprare prodotti nuovi. Quindi direi che con queste possibilità e in più la capillarità dei centri di raccolta pubblici, penso che il consumatore abbia già delle opzioni. Certo, se ci venissero a prendere ogni rifiuto a casa, probabilmente noi saremmo più comodi, però qui si tratta anche di fare in modo che il cittadino possa essere innanzitutto consapevole di cosa significa disfarsi di un prodotto e quindi
delle pericolosità che sono intrinseche al prodotto stesso, quindi dei materiali che contiene, quindi dell'impatto che può avere sull'ambiente, e quindi si attivi per avere un comportamento che vada verso la tutela dell'ambiente. Da questo punto di vista, forse quello che dovremmo fare, e stiamo facendo, dovremmo fare forse di più, è spingere sulla comunicazione, quindi sulla rendere ancora di più i cittadini consapevoli di quali sono i corretti comportamenti per raggiungere l'obiettivo che tutti ci poniamo, ovvero quello di arrivare a tassi di raccolta, di riciclo di questi prodotti in accordo con quelli che sono gli obiettivi della direttiva europea. Ok, un'ultima cosa, come Arp Italia avete dei programmi per questo anno, per chiusura anno, apertura 2021? C'è qualcosa di nuovo? Allora, guardi, noi abbiamo sempre l'obiettivo di migliorare il servizio che proponiamo ai nostri produttori. Noi siamo tra i primi sistemi collettivi nei RAE e il sistema leader nelle pile portatili, quindi noi l'obiettivo è quello di continuare a svolgere l'attività, senz'altro nell'orizzonte di cogliere tutte le sfumature della conformità a queste direttive, quindi raggiungere i tassi di raccolta per quanto riguarda le pile portatili. Sui RAE c'è un sistema diverso che permette ai sistemi collettivi di raccogliere sostanzialmente per quota di mercato nei vari raggruppamenti, quindi siamo tutti ai vari, allo stesso livello, il tasso di raccolta è il medesimo. Sulle pile invece vanno fatti sforzi ulteriori per raggiungere il famoso 45%. Noi quest'anno ci siamo andati molto vicini, siamo al 43,5%, quindi un risultato davvero importante per noi, e contiamo di arrivare tra 2020 e 2020 è un anno un po' particolare, perché dovremo anche confrontarci con quello che è stato l'immesso sul mercato dei produttori, quindi valutare se effettivamente i prodotti venduti hanno mantenuto lo stesso livello piuttosto che invece no. Quindi andremo a misurare un tasso di ritorno probabilmente leggermente falsato, quindi però diciamo che l'obiettivo è questo: continuare a fare un servizio assolutamente conforme alle normative e permettere ai nostri produttori di essere garantiti rispetto agli obiettivi che il sistema collettivo deve raggiungere. Grazie per questa chiacchierata.